perché è prevista la lettura di un brano, no? Sì, abbiamo con noi l'avvocato Alessandro Coccoli, che è la voce di questo libro, che anche prima che il libro diventasse cartaceo ha tenuto compagnia durante il lockdown a molti di noi con la sua voce. Quindi Alessandro, a te la possibilità di introdurci nella lettura di questo libro estrosissimo, quasi alla Pennac, direi, per chi non conosce la scrittura di Ebner. Ecco, io prima di dare la parola vorrei fare anche una domanda ad Alejandro, che è stato in... Alejandro, vero? Alejandro, che è stato indicato come avvocato, attore, ma anche, non lo so, erborista, sta spirulina è veramente velenosa. È velenosa, molto velenosa. Ma io la prendo la spirulina. E appunto, la spirulina la prendiamo, com'è? Dica, avvocato. Alejandro. Qual è, guardate che, qual è il rischio che corriamo? Vuoi dirci, state, che Alejandro non è Alessandro? Giacomo, Alejandro? No, volevo dire che Coccoli dietro c'ha i libri che presenta, diciamo, oggi c'ho i miei dietro, poi sopra, sto scaffale di sopra c'ha Topolino, perché ieri ha presentato Topolino, poi c'ha un libro di Pietro, mi sembra. Ogni giorno facciamo un convegno, per cui ogni giorno presentiamo un libro. Quindi oggi è toccato a te, Giacomo, e in evidenza ci sono i due tuoi magnifici libri. Vai, Alessandro, tu. Allora, io ho scelto di leggere proprio il primo brano che in qualche modo ha dato avvio a tutta la programmazione e la narrazione effettuata con Giacomo. Ed è proprio in principio fu il virus. L'introduzione è la seguente: Homo homini virus, storie di uomini, codice Covid, Giacoveni, Covid e Covici di Giacomo Ebner. In principio fu il virus. Alla fine il Covid-19 vinse la guerra. L'umanità dovette adattarsi al nuovo virus. Le precauzioni temporanee divennero la regola. Il giudice Caetani entrò nella città giudiziaria di Roma, scese a piedi la rampa che da via Varisco portava nella piazzetta che divideva gli ex edifici A e B, ora rinominati Andrà tutto e bene. Si voltò a sinistra e vide la nuova statua di Mercurio, sulla cui bocca era stata collocata una mascherina in bronzo a perenne moto. Poche persone, ordinate e distanziate tra loro, lo salutarono con un cenno rispettoso. Entrò nel pulitissimo bagno al piano terra della palazzina Bene e si sciacquò le mani scegliendo tra i tre saponi liquidi posizionati accanto alla pila degli asciugamani monouso. Si diresse poi deciso verso l'aula 10. Come di consueto incontrò Carlo, l'ufficiale giudiziario, che stava facendo entrare i testi del processo delle 9:47, ognuno nel proprio box individuale. Caetani salutò i presenti e si sedette osservando con preoccupazione la pila di fascicoli del patteggiamento per ragioni di igiene, il nuovo istituto processuale che premiava l'imputato che aiutava a non diffondere il contagio con uno sconto di 8 decimi della pena. Il ministro della salute aveva introdotto anche un'altra norma processuale apparentemente efficace che Caetani si apprestò a ricordare sommariamente. Per il combinato disposto degli articoli 34 e 95 disposizioni di attuazione, all'inizio dell'udienza dall'altoparlante sarebbe partito l'inno di Manemene. Fratelli d'Italia, l'Italia dell'almaricidio si è cinta la testa. A quel punto gli avvocati avrebbero dovuto girare tra le sedie distanziati tra di loro. La musica si sarebbe interrotta all'improvviso ed ogni illegale si sarebbe dovuto sedere sulla prima sedia che gli fosse capitata. Su ogni sedia l'ufficiale giudiziario avrebbe avuto cura di collocare un foglio con su scritti 6 conti che ogni avvocato avrebbe potuto utilizzare nella mattinata per parlare. Caetani si sbrigò nella lettura preliminare,
come sempre aveva fretta di finire, da quando al grido di la salute è uguale per tutti era entrata in vigore la novella per cui alla fine dell'udienza i reati che non giungevano a sentenza si dovevano dichiarare prescritti. Alessandro Coccoli, leggiamo un altro brano? Bene, anzi, benissimo. Interpretiamo un altro brano, visto la capacità espressiva del nostro lettore. Grazie. Prego. Il giudice Caetani detestava farsi la barba, ma uno studio scientifico aveva dimostrato che il Covid prediligeva annidarsi nei testicoli, nell'adipe della pancia e appunto nella barba. Escludendo di poter fare a meno dei primi e avendo difficoltà ad eliminare la seconda, il magistrato si era concentrato sul taglio della barba, anche perché per strada vedere un uomo sovrappeso e barbuto era ormai segno di malattia evidente. «Giudice, giudice!» disse con voce agitata il cancelliere. «L'avvocato le ha fatto una domanda!» Caetani si risvegliò dal torpore che lo aveva pervaso. Le udienze da remoto gli facevano venire sempre su. Tutti gli occhi sullo schermo erano puntati su di lui. «Mi scusi, mi può ripetere la domanda?» «Sì, giudice», disse pazientemente il legale. «Posso concludere?» «Prego», lo autorizzò il giudice. «Signor giudice, le ho dimostrato che distribuire volantini contro la tracciabilità obbligatoria è una libera manifestazione del pensiero e che la resistenza dell'imputato all'intervento dei carabinieri è stata solo passiva. Chiedo pertanto l'assoluzione del mio assistito con formula piena e in subordine, tenuto conto delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale Covid-19, in quanto il mio assistito è un tour operator, chiedo il minimo della pena e i benefici di legge concedita». L'attenuante Covid-19 era stata introdotta, non senza polemiche, per prendere atto di alcune condizioni personali conseguenti alla diffusione del contagio. In particolare, la pena era ridotta fino a un terzo per coloro che lavoravano in alcuni settori penalizzati dalla pandemia. Caetani si ritirò in camera di consiglio, che in realtà nel procedimento da remoto altro non era che la propria cucina. Dopo aver assolto l'imputato, Caetani spense il computer. Aveva bisogno di dormire. Raggiunse faticosamente il divano, si levò le scarpe e si sdraiò. Chiuse immediatamente gli occhi. Quando suonò il citofono, Caetani, imprecando, si alzò e andò a rispondere. «Ma chi è?» «Giudice, chiedo scusa per il disturbo. Sono l'avvocato Ricordi». Alessandro. Eccoci, allora io approfitto per ringraziare tutti voi di avermi invitato. Per me è stato un onore e un privilegio, come è stato un privilegio dare voce a quelli che sono stati i capitoli di tutto il libro di Gianni. Vi dico solo questo, che il progetto è partito in maniera molto sportiva, molto soft. Era il 19 marzo quando Giacomo pubblicò su Facebook "In principio fu il virus", quindi diciamo era il primo capitolo, e io chiesi a lui di poter dar vita con la mia voce a quelli che erano i personaggi narrati nel libro, e quindi è iniziata così. Ma poi è diventato molto impegnativo, perché se il primo periodo arrivava da parte di Giacomo un capitolo a settimana, dopo un mese cominciavano ad arrivare 3-4 capitoli a settimana. E il discorso si è fatto molto più impegnativo, molto più tecnico, perché io avevo mia moglie, che è Sarita Regrudo, citata nel libro, che purtroppo muore, ma per fortuna soltanto nel libro, quindi voglio dire che non è un romanzo che si conclude solo felicemente con un matrimonio, come diceva prima la collega, ma c'è anche un vedovo che è stato costretto ad andare avanti senza la propria moglie, per cui sono un po' risentito con Giacomo per aver privato della vita la mia bella moglie, ma ho comunque resistito e sono andato avanti. Moglie che durante tutto questo percorso è stata comunque consulente, tecnica, scenografa,
era proprio un vero e proprio set, in cui noi alle 7 la sera, perché il sole doveva tramontare altrimenti c'erano problemi di luce, iniziavamo questo lavoro non solo sul testo ma proprio di videoproiezione. È stato un periodo felicissimo e io ringrazio per questa cosa qui, è Sarita Recruto che sta qui davanti, che è resuscitata tutta insieme, e quindi ci vediamo presto alla prossima occasione. Alessandro, magari ti posso chiedere di prestarci la tua voce anche per venerdì prossimo, perché veramente vi chiedo di, soprattutto ne ospitiamo altri due di libri scritti in questo periodo, in questa modalità, e siccome molta gente sta ancora lottando contro il virus, non dobbiamo dimenticare questa cosa. Io in questa settimana ho perso due persone che conoscevo, e neanche molto anziane, per cui restiamo ancora uniti, perché ancora c'è da lottare, per cui ci sono altri due libri, tra l'altro un altro scritto dal collega Dario Perugini, un altro collega penalista, e questa di venerdì prossimo che vi ho detto da Iolio. Per cui Alessandro, io ti chiederò di leggere, ti mando la mail. Quindi vogliamo chiudere, ci siamo, sono le 20:30, non abbiamo problemi di registrazione perché è cablato per due ore, però vedo che qualcuno comincia a sparire, quindi però leggici un altro brano, dai, tanto poi siccome la registrazione la montiamo a pezzetti, allora è bene che così resti anche questa registrazione. Giacomo, suggerisci che vogliamo leggere? Io no, tu sei maestro. Allora, scusami Alessandro, vai a pagina 64. Sì. Anzi, cominci da pagina 63. Sì. In ogni epoca puoi leggere questa parte, la parte della password con i capolavori della letteratura. Ti ispira? Allora. Sì, sì. Sì, vai Alessandro. Dunque, pagina 63. Io però leggerei pagina 105, se no si capisce l'errore qual è. No, hai 105. Dato un indizio. Dai, no. A proposito, Giacomo, hai glissato sulla mia domanda su come hai fatto ad entrare tra i 35 calabresi che hanno la mutazione benefica. Quindi questa contaminazione calabrese da dove arriva? No, perché me lo rimetti così, non c'era una cosa. Mi ero ispirato effettivamente anche a te, ispiratrice del libro, quindi la prima ispiratrice. Vabbè, allora dobbiamo anche fare una cena calabra, ok. Alessandro, vai. Allora, no, pagina 105, 105 sta leggendo, 105-106. 105 quale? L'inizio? Gli uomini di Balù, no, quale? No, da 106, da 106. Nonostante la scaltrezza dei giadisti. Ah, ok. Allora, nonostante la scaltrezza dei giadisti, l'affare sembrò inizialmente farlo solo con Calderoli, perché in Italia l'opinione pubblica, viste le condizioni economiche in cui versava il paese, era per lo più contraria a pagare un adeguato riscatto. Nell'ultima puntata di Porta a Porta, quasi interamente dedicata alla nuova moda per l'estate dei parei in plexiglass, nonostante l'appello di Alejandro Coccoli ai rapitori, i sondaggi erano chiari. 67% non paghiamo il riscatto se la sono cercata. 20% non paghiamo, c'è un giudice, sarà ricco di suo. 7% non paghiamo, sono una coppia non sposata. 6% non saprei, riparliamo di parei. 0,0001% paghiamo perché Caetani mi deve saldare ancora il conto del 2020, il pizzicagnolo di Piazza Gotti. Avevano poi dettato scandalo alcune foto ritraenti Giulia vestita con abiti musulmani. Il capo dei jihadisti fu costretto, per non veder sfumare il pagamento del riscatto, ad inviare un video in cui spiegava: noi siamo musulmani, questi vestiti abbiamo e questi ricambi abbiamo potuto dare loro. Non è che posso mandare uno jihadista da H&M a Roma a fare shopping.
e poi continuo. Bravo, bravo. Allora, bene. Cerchiamo di condividere, quindi un saluto a tutti. Grazie, grazie.